L'Africa dei Grandi Laghi in cerca di verità, pace e giustizia. È il titolo del primo dossier 2024 di Missione Oggi. Sin dall'indipendenza, la regione dei Grandi Laghi ha vissuto gravi tensioni interne e conflitti. Oggi, a 30 anni dal genocidio ruandese, i numerosi appelli lanciati ai potenti del mondo occidentale dal vescovo martire Christophe Muzirwa sul rischio di implosione dell'area sono rimasti per lo più inascoltati. Lo testimoniano la proliferazione dei gruppi armati che operano dentro e attorno al parco dei Virunga, venuto recentemente alla ribalta con l'uccisione dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Secondo molti analisti, il Ruanda è diventato il fulcro del contrabbando delle materie prime saccheggiate in Congo, di cui beneficiano le multinazionali e gli stati coinvolti in questo sistema. Si capisce quindi il silenzio della comunità internazionale nei confronti dei crimini che da 30 anni affliggono la regione. Finché la verità non verrà a galla e la giustizia non farà il suo corso ponendo fine al regime di impunità di cui gode la maggior parte dei soggetti coinvolti nel dramma, compresi coloro che protraggono il colonialismo economico denunciato da Papa Francesco, non ci sarà pace nella regione. Buona lettura.